Benvenuti in questo nuovo video. Visti i feedback incredibili che abbiamo ricevuto con l'intervista che abbiamo realizzato con mia mamma, nonché property manager professionista da diversi anni, abbiamo deciso di condividere un'altra intervista realizzata durante i nostri workshop che si tengono con una cadenza tutto sommato regolare. Questa volta abbiamo intervistato però una persona molto speciale, Vasco, un ex cameriere stagionale che grazie a B&B Academy ha avviato il suo business di affitti brevi, crescendo tantissimo in questo settore e letteralmente cambiando vita. Infatti, da un momento di difficoltà nel quale non sapeva cosa fare nella sua vita, nel giro di pochi anni Vasco si è trovato a possedere una società di affitti brevi che fattura oltre mezzo milione di euro l'anno. Il tutto gestendo immobili in tutta Italia e anche fuori dall'Italia, come potrai vedere tu stesso fra poco. Ma da dove abbiamo tirato fuori questa intervista? Beh, è stata estrapolata da un evento live, dal vivo, gratuito, che teniamo con una certa cadenza, evento durante il quale andiamo a svelare come funziona nel dettaglio il business degli affitti brevi, evento al quale potrai partecipare anche tu gratuitamente, perché ho un'ottima notizia per te: il prossimo workshop si terrà a brevissimo. Ma durante questi eventi non solo andiamo ad intervistare persone comuni proprio come te, che magari all'inizio non sapevano niente di affitti brevi, ma rispondo anche a tutte le vostre domande. E si tratta di eventi dove c'è anche una grandissima opportunità di scoprire nella propria città quanto si può guadagnare, con ricerche di mercato dal vivo e osservazioni molto importanti che ti permetteranno di capire di più su questo business. Potrai interagire con me e con la community in diretta e ottenere risposta a tutte le tue domande. Oltre a questo, poi andiamo a spiegare le basi che stanno dietro questo business, come funziona, come puoi entrarci ad investimento zero, come si acquisiscono gli immobili e tanto altro ancora. Ecco perché ti consiglio caldamente di iscriverti al prossimo workshop, che trovi tutte le istruzioni qua in basso, e a questo punto non mi resta che lasciarti all'intervista con Vasco. Buona visione, ci vediamo al termine del video. Ragazzi, direi che è arrivato il momento di far entrare Vasco, ultimo ospite di questa serata, dopodiché continuerò a rispondere alle vostre domande. Mitico Vasco, uno dei primissimi studenti B&B Academy, mi ricordo mi contattò nel 2021 che voleva acquisire un mio immobile, poi adesso si è creato in realtà un portfolio incredibile di immobili in completa autonomia. È disponibile? Sta arrivando? Ok. Quindi preparate le domande per Vasco, ma prima facciamolo parlare. Eccolo! Ciao a tutti, buonasera, ciao Ludovico. Come stai? Tutto bene, grazie. Tu? Voi? Ottimo. Stanco, affamato, ma ci sono. Ottimo. Vasco, raccontaci un po' la tua esperienza, di cosa ti occupavi prima, come è cambiata la tua vita grazie a B&B Academy. Ma allora, tutto è iniziato fine 2019, praticamente poco dopo che avevi lanciato il corso. Ero in una fase di stallo, cioè non doveva ancora arrivare il Covid, provavo a fare il modello, facevo il cameriere, e poi casualmente mi comparve una tua pubblicità su Facebook, e a quel punto pensai, perché no? Ho detto, proviamo. Mi ricordo che quella volta lì facevi ancora tu le consulenze telefoniche iniziali, e quindi avevamo fatto la chiamata, mi era piaciuto il tutto. Ho preso il corso, ho studiato un paio d'anni, perché poi è arrivato il Covid, e ho iniziato ad operare ad agosto 2021. Ho iniziato la ricerca degli immobili, un mese di chiamate a tappeto, perché ovviamente poi c'era il periodo in cui c'era un po' di titubanza, c'era ancora un po' di Covid, un po' un casino, e finché non sono riuscito a trovare i primi immobili, le prime collaborazioni, e da lì in poi anche realisticamente, grazie alla collaborazione con un agente immobiliare, un procacciatore, diciamo, la cosa negli ultimi anni è cresciuta molto, finché ad oggi ho una società che con un portfolio di 45 immobili circa, 46, o qualcosa in attivazione, e principalmente a Milano. Quindi sì, oggettivamente è un corso che mi ha cambiato la vita, si può assolutamente dire. Possiamo dire da cameriere ad imprenditore? Sì, da cameriere, da disoccupato, dai, diciamo, perché poi lavoro in chiave, facevo ancora le stagioni. Fantastico. In che zone operi e
come hai eventualmente diversificato tra property, gestioni online, sublocazioni, eccetera? Allora, principalmente Milano. Di questi 45 sono, penso, 32 a Milano. Sono poi 12, un'unica struttura, un'altra gestione online in Piemonte, un'altra gestione in Piemonte. Comunque anche quelli a Milano sono tutti in gestione. Avevo fatto un subaffitto inizialmente, che però poi ho convertito. E un paio di gestioni online anche in altre parti d'Italia, quali Friuli e Puglia. E quindi sì, si può dire che il cuore del business è Milano. Poi adesso stiamo avviando anche qualcosa in Kenya, come ti avevo accennato, però sì, chiaramente quella lì è una cosa nuova ancora da sviluppare. Principalmente gestioni, principalmente Milano. Sì. Come hai acquisito i primissimi immobili? Qualcuno chiede anche in realtà dopo quante chiamate, e come si è sviluppato il tutto, cioè come sei passato da una casa a quasi 50? Ci vuole tanta di io ad agosto del 2021 mi sono rinchiuso nel mio monolocale di Milano e ho iniziato a prendere tutti i numeri di annunci, in quel caso di privati, che trovavo su qualsiasi sito, anche che ne ignoravo l'esistenza, e chiamavo, cioè mi svegliavo la mattina e chiamavo. Chiamavo decine di chiamate ogni giorno, finché tra le chiamate, casualmente in realtà ci fu anche un agente immobiliare che si interessò a quello che dicevo, e da lì poi nacque, sì, i primi appartamenti trovati così, che poi sono partiti ad ottobre di quell'anno, e da lì è nata poi la collaborazione anche con questo agente immobiliare che si è sviluppata ed è attiva tuttora, e quindi poi diciamo la crescita è avvenuta grazie a lui, ma anche grazie poi a tutto il lavoro fatto anche dal passaparola. Sai, quando lo sai bene, quando lavori bene, poi i proprietari ti riconoscono, un amico gli chiede con chi lavori, ti passano il contatto. Quindi diciamo che poi dopo quel lavoro iniziale quasi non c'è più stata la necessità di rimettersi a fare le chiamate. Però mi sono fatto un bel mazzo all'inizio e penso ci sia stata anche da parte mia tanta forza di volontà nel decidere cioè io ci penso spesso quel mese lì, ad agosto, di mettersi lì è andata bene. C'è uno sweet spot che noto veramente tra le centinaia di testimonianze che abbiamo fatto, dove arrivi a un punto, non so individuare quanti immobili, ma c'è un filo conduttore comune, arrivi a un punto dove le case non le cerchi più, ma sono praticamente loro che cercano te. E all'inizio pensavo fosse una cosa mia, ma poi è successo a me, mia madre, a te, a veramente centinaia di persone, ed è la prova di come veramente è solo una questione iniziale, quella di doversi mettere a chiamare. Me lo confermi? Sì, assolutamente, ma perché poi credo credo dipenda molto da come lavori, cioè alla lunga si dimostra come lavori rispetto a tanti altri che ci sono, poi a Milano, piuttosto che in tutta Italia, che magari riescono, hanno un'acquisizione, sanno acquisire, però poi lavorando dimostrano al proprietario di non fare un buon lavoro, sia magari nella parte economica, piuttosto che nella parte di gestione vera nell'immobile, perché chiaramente c'è tutta la parte di mantenimento anche, devi mantenere bene l'appartamento. E questo porta poi al fatto che i proprietari sono felici e se l'amico gli chiede, infine tutti hanno gli appartamenti ce ne sono tanti, quindi un proprietario soddisfatto passa il contatto all'amico ed è tutto un passaparola, sì. Al di là della tempistica che hai detto più o meno il primo mese, ma continuano a chiedere quante chiamate, se te lo ricordi, ormai sono passati un po' di anni, però. Allora, quanti ne ho fatti in quel mese? Secondo me almeno una ventina al giorno, quindi 600, secondo me, ne ho fatte tantissime. Però era anche il periodo Covid dove la gente non poteva manco uscire di casa. E però non era facile, perché poi agosto tutti dicevano ci sentiamo a settembre, però tante chiamate, sì, ci vuole comunque tanto impegno. E ti capita di approcciarti a persone che partono magari prevenute, spaventate, come dicevi tu, e poi cambiano effettivamente idea perché la tua padronanza a livello di tecnicismi, di leggi e quant'altro li fa capire di fronte a me o uno che ne sa? Sì, no, assolutamente. Perché poi non è tanto
proprio la parte economica. Sicuramente gli affitti brevi rispetto all'affitto classico danno quella, il guadagno in più, oggettivamente. Però è anche tutto il resto, la parte di appunto mantenimento degli immobili, pagamenti garantiti, il rischio di morosità annullato, quindi sì, sì, sì. Ottimo. E hai continuato ad aggiornarti? Perché un'altra cosa che ho notato, gli studenti BNB Academy magari, sai, erano abituati a guadagnare già con quello che avevano studiato e si sono un po' persi gli aggiornamenti che abbiamo fatto. Tu li hai comunque guardati costantemente o dici che ormai io ho preso il mio treno e evito di continuare a guardare la community? No, 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 assolutamente è essenziale mantenersi aggiornati, perché comunque cambiano costantemente, anche bisogna sapere come porsi chiaramente sui portali come Airbnb Booking, sapere come fare gli annunci piuttosto che sapere come gestire l'algoritmo, quindi gli aggiornamenti sono essenziali, assolutamente. E nella community continui a partecipare a distanza di ormai quasi 5 anni? O... Sì, sì, magari sono un po' nascosto io sui gruppi, però leggo spesso, la community è molto attiva, poi anche piacevole, è un bel confronto, è sempre un bel confronto sui gruppi, è anche molto utile, soprattutto magari per quelli che iniziano, è veramente molto utile. Quando sei entrato in BNB Academy, cercavi gli affitti brevi o semplicemente hai detto, caspita, questa cosa non so effettivamente forse troppo bene che cos'è, voglio dargli fiducia? Allora, quando sono entrato, appunto, è stato un caso, cioè ero in un momento in cui non sapevo cosa fare della mia vita e mi è piaciuto l'idea di questa attività e ho deciso di svilupparla perché ci ho creduto, perché poi in realtà ho preso il corso nel 2019 ma poi ho iniziato nel 2021, quindi ci sono stati 2 anni e mezzo. E in questi 2 anni, continuando a studiare, ho iniziato a crederci sempre di più, nonostante fosse un periodo in cui ben pochi ci credevano, era quasi surreale crederci, però ne valsa la pena. Ottimo. E in che modo è cambiata la tua vita, al di là ovviamente degli incassi, però non so, adesso viaggi di più, hai comprato una casa, ti sei tolto degli sfizi, aiuti la tua famiglia, insomma, che impatto ha avuto? Beh, sicuramente a livello di qualità di vita mi sono potuto riuscire a spostare da quello che era inizialmente una stanza, prima monolocale, adesso un bel appartamento a Milano. E poi sì, oggettivamente ti permette, strutturando bene la cosa, perché poi sappiamo che è un lavoro che ti dà tanto, ma allo stesso tempo ti impegna perché bisogna essere consapevoli che per fare un lavoro eccellente bisogna essere sempre disponibili, sapere risolvere i problemi, ci sono un imprevisto dietro l'altro, è normale. Però facendolo bene, strutturandolo bene, ti permette di avere una buona qualità di vita, del tempo libero. Personalmente mi permette anche di aiutare la mia famiglia, che è una cosa che ho sempre voluto, quindi sì, ha sicuramente migliorato qualsiasi aspetto della mia vita. Ti sei tolto qualche sfizio in particolare? Al di là della casa? No, non ancora, devo dire. Non sono ancora arrivato a quel punto di uno... No. Stai investendo. No, devo dire che forse lo sfizio di essermi tolto è fare... di regali alla mia famiglia, di dare qualcosa ai miei genitori, è una cosa che ho sempre voluto. Qualche regalo. Cioè, l'obiettivo finale che devo ancora raggiungere è riuscire a liberarli dal lavoro. Liberare loro dal lavoro. Però già intanto ho iniziato a dargli qualche regalo, insomma, quello che si può. Già il fatto di riuscire ad aiutarli mi dà soddisfazione. Ottimo. E sono curioso di sapere l'approccio magari con altri business, non so, hai provato a fare altre cose prima, durante, dopo, e com'è stata magari la differenza tra questo business e altri business? Sì, prima di BNB Academy avevo provato un po' il dropshipping, un po' quando c'era il periodo, ma molto poco, e mi era anche riuscito inizialmente, solo che poi non ci sono stato tanto dietro perché non faceva per me. In realtà c'era anche un po'... per farlo bene ci bisognava un po' investirci, non avevo disponibilità economica, quindi diciamo questo è il vero
primo business che sono riuscito a fare, anche perché appunto realmente ti permette di farlo, se ovviamente organizzati bene, spendendo poco e niente all'inizio. Certo, quindi si può dire che veramente sei partito investimento zero. Sì, sì, con la gestione sì, perché poi sono partito con una gestione con un subaffitto, il subaffitto chiaramente lo devi pagare, la gestione no. Certo, molto 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 interessante. Vasco, sembri un saggio cavaliere medievale, bellissima questa medievale. Descrizione, ottimo. Deborah chiede, dopo quanto tempo hai lasciato il tuo lavoro? Però da come lo spiegavi, cioè, ero quasi disoccupato, forse l'avevi quasi perso. Allora, io nel 2021 d'inverno ero disoccupato. Prendevo la disoccupazione che mi veniva data grazie alle stagioni che avevo fatto, facevo le stagioni estive, e perché poi in realtà avevo terminato poco prima le scuole superiori. E poi nell'estate 2021 mi era arrivata una proposta per fare la stagione estiva anche quell'estate lì. Mi sono detto che volevo, sarebbe stata una buona, non so come, neanche come mi fosse venuto, ho detto quest'estate non voglio fare la stagione, voglio dedicarmi allo studio, voglio provare questo business, quindi si può dire che in realtà quell'estate lì non lavoravo. Ok. E di conseguenza, però sì, però effettivamente, sì no, ecco, va detto una cosa, effettivamente, nel primo anno, primi mesi che avevo quei primi appartamenti, comunque continuavo a lavorare nei weekend come cameriere. E dopo la prima stagione invernale, quindi diciamo dopo 6-7 mesi, sono riuscito a mollare anche quella cosa lì ad essere autonomo. Ottimo, molto interessante. E ora obiettivi futuri, al di là del liberare i tuoi genitori dalle grinfie del lavoro? Obiettivi futuri sicuramente. Espansione estera, hai già parlato di Kenya addirittura. Sì, sì, è nata questa cosa in Kenya. Adesso abbiamo fondato un'agenzia appunto dove gestiamo immobili lì, sostanzialmente proponiamo, siamo una sorta di tour operator, noi proponiamo dei pacchetti con safari alloggi, lì abbiamo già delle collaborazioni con una quindicina di ville e stiamo chiudendo anche con qualche resort, quindi adesso mi sto dedicando a quello ed anche un po' alla mia regione, sto provando a fare qualcosa in Friuli. Quindi l'obiettivo è portare avanti la cosa Milano, che comunque adesso, dopo qualche anno, sta funzionando, non dico da sola, ma comunque ha un suo processo, quindi continuare delle acquisizioni a Milano e anche un po' espandere dove ha senso farlo. Molto interessante. La questione Kenya, sei andato lì fisicamente, la stai gestendo da remoto? Siamo stati lì fisicamente e adesso la stiamo gestendo da remoto. Abbiamo una persona locale lì, che sostanzialmente è il nostro socio, e quindi riusciamo a fare tutto dall'Italia in questo momento. Molto interessante. Quando parli al plurale, perché sei in società con qualcuno, con qualcuno di BNB Academy? Allora, oggettivamente la società a Milano, la società mia, ma è come se fosse mia e della mia ragazza, perché lavoriamo insieme e penso che senza di lei sarebbe impossibile andare avanti, perché per quanto fosse all'inizio, chiaramente con un numero contenuto di immobili lo facevo da solo, però quando arrivi a un numero più elevato lavoravo 24 su 24, così anche lei, diciamo, è riuscita a staccarsi dal suo lavoro, ha iniziato a lavorare con me e di conseguenza sì, è come se fossimo insieme. E per quanto riguarda il Kenya, invece siamo noi due ed un'altra persona, sì. Ok, molto interessante. Quindi è una seconda testimonianza dove comunque anche il rapporto personale si sviluppa anche il rapporto lavorativo, che secondo me è una cosa bellissima, se si riescono a portare avanti le cose così, insomma, gli interessi sono allineati, uno non può dire lavori troppo, eccetera, eccetera, perché insomma entrambi siete nella stessa situazione. Esatto. Cosa cambieresti in questo lavoro, chiede Roberta? Cosa cambierei? Cambierei... Ultimamente cambierei le pretese che hanno gli ospiti. Ci vuole veramente una pazienza infinita con le persone, perché se prima la pazienza ci voleva sempre,
adesso ancora di più, si sono alzate molto le pretese che hanno, bisogna appunto sapersi adattare, come il discorso di prima, aggiornarsi e di conseguenza sapersi adattare alle pretese che hanno gli ospiti, perché chiaramente Airbnb è cresciuto di livello e di conseguenza anche gli ospiti hanno aumentato le pretese, quindi cosa cambierei? No, insomma, non cambierei nulla, funziona tutto bene, un bel lavoro. Mi piace così. C'è poco da cambiare, sì. E lavori molto con Airbnb, più con Booking, entrambi? Perché, ad esempio, un tema ricorrente di queste live è che le persone si preoccupavano magari che in alcuni appartamenti Booking tira di più. Io dico sempre, in B&B Academy ve li insegniamo tutti. Per me l'importante alla fine del mese è che i fatturati siano alti. Poi che più Airbnb, più Booking, chi se ne frega? Sì, dipende, credo che dipenda molto dalle località. Milano è una città che lavora con entrambi. Io inizialmente ho sempre lavorato solo con Airbnb, ma banalmente perché ho iniziato con quello, vedevo che funzionava, ho detto non mi serviva Booking. Poi anche a livello di praticità Airbnb è più facile, più intuitivo, non ti incassa direttamente la tassa di soggiorno, che sarà una banalità, ma a Milano è importante. Ultimamente, devo dire, ho integrato molto Booking nell'ultimo anno perché era necessario, perché comunque rimanevano magari dei buchi qua e là, quindi attualmente lavoro bene con entrambi, soprattutto Booking è interessante perché permette magari di avere delle tariffe un po' più alte, quindi è giusto integrarli bene tutti e due. Ottimo, molto. Quindi diciamo adesso lavori con entrambi e sei comunque soddisfatto, non vedi problemi. No. Ottimo, molto interessante. E qualcuno chiede che tipologia di società hai aperto, suppongo SRL forse? Sì, sì. Ok, ottimo. E magari ultimissima domanda per chiudere, se lo vuoi dire, quanto fattura la società, anche se l'abbiamo detto più volte, insomma il fatturato è un numero, poi sono tante voci che andrebbero analizzate. Ma io la società, io fino all'anno scorso ero in partita IVA. Poi a giugno dell'anno scorso ho dovuto per necessità passare società, ma anche per il discorso che avendo la società ti permette di fare da sostituto d'imposta ai proprietari dando loro maggiori vantaggi. Quindi diciamo nel 2023 è stato un anno d'inizio perché poi ho cambiato i contratti da agosto, quindi ho lavorato da agosto a dicembre. Adesso da gennaio a giugno, il primo semestre, aveva avuto un buon fatturato, aveva fatturato 250.000 euro, quindi al netto dei proprietari, quindi buono. Non si può dire. Al netto dei proprietari, wow, incredibile, pazzesco. E, guardate, secondo me è una cosa molto interessante che la gente non capisce, per quello dico anche il fatturato, sì, ok, interessante, ma questa società adesso vale. Cioè il fatto che tu in sei mesi abbia fatturato 250.000 euro, se c'è un investitore, un qualcuno che vuole entrare in questo business, se non vuole partire da zero, la prima cosa che fa è comprare una realtà già esistente. Quindi adesso al di là di quello che ti metti in tasca, eccetera, 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 tu hai un asset rivendibile. Un domani potresti dire ti vendo questa roba qui. Non dimentichiamoci che Milano Stanze, per la quale io ho lavorato, fatturava, se non mi ricordo male, 4 milioni circa, è stata venduta per decine di milioni di euro. Quindi comunque hai, seppur non liquido, un asset comunque liquidabile. Assolutamente sì, perché poi questo è il fatturato al netto dei proprietari, il transato lordo è molto più alto, però chiaramente quelli non sono soldi miei, però chiaramente vengono inclusi nel valore che ha poi la società. Certo. Però, insomma, è una cosa di cui tener conto perché vale centinaia di migliaia di euro una società del genere. Di solito si prende il fatturato e si fa per tre. Di solito, quindi, comunque, insomma, sono numeri interessanti. Poi inizia a pensarci, dai. È vero, poi ci sono agenzie, ovviamente, che come obiettivo hanno quello di vendere le attività. Sì, 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 lo fai nel momento giusto, no? Quando ha senso farlo, se vuoi farlo, chiaramente. Per adesso va benissimo così. Ottimo. Vasco, la tua testimonianza è speciale, unica e completamente diversa da quella degli altri, mi fa strapiacere, abbiamo portato testimonianze diverse. E ragazzi, ringraziate tutti quanti Vasco, perché insomma, anche l'orario, quasi mezzanotte, essere qui a raccontarci la sua storia non è semplice.
Quindi grazie, grazie mille, apprezziamo tantissimo e poi faremo una testimonianza dedicata magari. Grazie a te Ludovico e insomma dopo tanti anni ti ringrazio ancora perché ti devo tanto, ti devo tanto. Bene, bene. Ti ringrazio ancora, un super in bocca al lupo e ci sentiamo presto. Grazie, ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Buona serata. Bene, spero che questa intervista ti sia piaciuta. Devo essere onesto con te, il prossimo workshop è tra pochi giorni e qua in basso trovi tutte le istruzioni per iscriverti. Ma qualora tu sia arrivato troppo tardi o hai impegni durante quel giorno, non ti preoccupare perché puoi richiedere tutte le repliche dei workshop passati e dei workshop che arriveranno a brevissimo. Come? Beh, trovi anche qui le istruzioni qua in basso, quindi non hai scuse, sia che tu possa presenziare dal vivo, cosa che io ti raccomando tantissimo, sia che tu non possa, puoi comunque attingere a queste informazioni di altissimo valore. Altissimo valore perché durante questi workshop svegliamo anche informazioni segrete che non possiamo diffondere pubblicamente ed è per questo che alcune parti del video sono state censurate. Ma se deciderai di partecipare al prossimo evento scoprirai di che cosa stiamo parlando e perché sono informazioni di così alto valore. Bene, spero che l'intervista ti sia piaciuta. In descrizione ti ricordo che ancora una volta trovi il link per partecipare al prossimo workshop, richiedere le repliche e seguirmi su Instagram, cosa che ti consiglio caldamente di fare. E ti consiglio anche di seguirci qua su YouTube iscrivendoti al canale, perché nei prossimi giorni pubblicheremo anche altre parti inedite di questi workshop. Contenuti mai pubblicati prima d'ora su nessun social e quindi contenuti a tutti gli effetti esclusivi dai quali potrai imparare tantissimo.